poi vedrete con la maschera userete parte del corpo che non si può vedere, quindi avete. La commedia è implacabile. Funziona, non funziona. È calzata bene o è calzata male? Non ce la vogliamo in due gruppi. Un gruppo mette la maschera, lavora, l'altro quando? La prima domanda che dovete farvi a ognuno di voi è: funziona o non funziona? Indossate il corpo della maschera. Quindi indossate la maschera. Senza entrare nei particolari, in maniera spietata, ma non c'è mai niente di spietato, perché dice un carino, non è di aiuto, non è di aiuto, è di aiuto, funziona, non funziona. Osservazioni. Forse siamo su un po' troppo velocemente per essere vecchio. Devo very defined, but everything was clear. It stood out because it was young. Era un accordo, fa proprio un accordo, okay. Dice che Miriam era il narratore, okay. Anche me che ha colpito di più subito è stato Oliver, perché ho trovato che era, cominciava molto bene, era chiaro, un personaggio un po' vinto, un po' sottomesso. Mi è piaciuto molto come ha iniziato, poi l'ho un po' perso di vista, non lo so, forse è un po' troppo chiuso. Non mi sono arrivate molte altre informazioni a parte questa apertura che hai tenuto. Quelli che funzionavano di più erano Oliver o Anna e Ioana, e anche perché vedevo appunto la posizione che ricoprivano di controllo di secondo sottomesso. Ok, sapevo che erano sottomesso, loro due si vedevano che avevano la posizione di potere. Perché le maschere si dividono in due classi sociali distinte, serve o padrone, sono come le sette. Metti enorme importanza, dal più alto, dal più potente, dal padrone dei padroni al più stupido dei servi. Posso sistemare io? Sì. Questa è quella che aspettavo. Questo è l'ordine. Tutti l'avete collocato lì in fondo. Invece guardate queste due maschere. Scusa Marva. Guarda queste due maschere. Sì. Vieni Ilinka, porta la tua maschera. No, porta no. È la stessa maschera declinata. Sì. Vecchia, giovane. Mentre parlando, questa è la gerarchia. Dal più alto al più basso, ma appartengono sempre alla categoria dei padroni. Guardate i nasi, guardate gli occhi. Come sono gli occhi? Tondi. Ok? Nei cartoni animati giapponesi, come per disegnare la stupidità, come li disegnano gli occhi? Piccoli e tondi. Piccoli e tondi. Ok, uno stupido. Ok? Come sono i nasi? Grossi, grossolani, lineamenti grossolani. Notate la fronte, questo per accentuare la sua stupidità, gli sono stati fatti dei grandi cerchi attorno agli occhi, ok? Per aumentare il suo grande stupore. È chiaro? E ha un naso grossolano, pesante.
La fronte non ha nessun segno, è completamente sfuggente, piatta, privo di intelligenza. Questo addirittura non ha la fronte. Sono completamente stupidi. Addirittura questi sono personaggi che hanno difficoltà di parola. Il grado sociale assolutamente più basso. Questo è più una farina, più specialmente più pericoloso, questo è più cane, vedete dopo un po', ma più cagnolone, d'accordo? Quindi non sono animali cacciatori, quelli sono rapaci, ok? Sono, a livello animalesco, a livello sono comunque animali forti, ma sono un grado sociale, non sono rapaci, non sono, quelli sono cacciatori, ok? Naso aquilino, naso aggressivo, ok? Come può essere anche semplicemente un gabbiano, un pescaruscio, appuntiti, ok? Chiaro? Vedete le vostre mani? Il massimo potere, il giovane, il nobile, il magnifico, il pantalone, rappresentano il demonio. Il grado sociale più alto, nulla è più potente di loro. Il magnifico sta davanti perché è più giovane, il pantalone è l'evoluzione, satira, la comunità è satira, prendono in giro la nobiltà, i magnifici erano i consiglieri del doge, non si poteva prendersi il gioco del doge, si finiva al patibolo. Quindi ci si prendeva gioco dei suoi ministri, i magnifici, che erano quelli che promulgavano le leggi. Loro hanno il potere, loro sono il demonio. Di chi ha bisogno il demonio per agire? Ha bisogno dell'arte magica, le streghe. Le streghe dipendono dal potere, perché sono, è il magnifico che parla per avere il figlio, per avere la magia. Ok? E chi è il grado sociale, perché non è magico, ma chi è che ha la forza? Chi è che ha il braccio armato? Il capitano, che dipende, è più basso della strega, è meno intelligente, meno erudito, non conosce il filtro, ma ha la spada. Ok? La strega può trasformarlo in un ranocchio. Ok? Quindi lui ha paura della strega, ma lui è il braccio armato, i servi hanno paura dei capitani. Poi vi spiegherò, c'è un fatto storico. Per esempio, qui stiamo parlando di qualcosa, voi tre non esistete. Non esiste maschera di commedella, non esiste nessun canovaccio di commedella dove si parla di streghe. A quei tempi lì c'era l'Inquisizione, si finiva il particolo per molto meno. In realtà noi abbiamo per certe delle maschere che non esistono, sono state inventate, sono maschere moderne, inventate. Poi vi spiegherò come. Ma non esiste nessun canovaccio di commedella classico dove ci sono le streghe. Non esiste, non se ne poteva parlare. D'accordo? Già gli attori di commedellate erano in disgrazia con la Chiesa, quindi avevano già un sacco di potere. Figurati se parlavano di streghe. Poi sapete. Sono moderne, sono state create per gli interpretati. La maschera. Poi vi spiego meglio. Vi dico il nome. Qui comincia la frattura, qui comincia il servo. Abbiamo il vecchio Pulcinella. È un servo. Ok, è qui perché è come forse un alter ego di Brighella, è quello un po' più intelligente, quello che ha la bassa, in qualche modo se la cava a sé, ha una sua intelligenza. In qualche modo se la cava, qualche espediente lo trova. Poi abbiamo questo
Arlecchino, ok? Che è stupidotto, però vedete il suo naso, è un po' più umano, e quindi non è proprio l'ultimo grado sociale. Noi, per noi è importante sapere dove si colloca, qual è la gabbia dove io devo lavorare, cosa posso fare, cosa non posso fare. Quando io sto all'interno della mia gabbia di Zanni, che sono un servo, quindi devo aver paura di un certo tipo di persone, o mi relazioni di un certo tipo di, con altri, il resto, che sia più volitivo, più burlone, che parli o non parli, no, questo lo decide la croce. Chiaro? Va bene? Ragazzi?